Ciao, fai parte anche tu delle migliaia di famiglie che sono passate alla pompa di calore per riscaldare casa senza gas? Beh, allora questo video fa per te, perché oggi andremo a toccare quali sono i parametri fondamentali per poter utilizzare la tua pompa di calore. Lo so, magari il lavoro è stato fatto velocemente perché ci sono varie scadenze, quindi chi ha installato la pompa di calore poi non ha avuto modo, tempo per spiegarti bene come funziona, ma soprattutto come utilizzarla al meglio. E tu magari sei rimasto da solo con questa tecnologia che non sai utilizzare. Beh, oggi vedremo quali sono le cose fondamentali da conoscere per poter utilizzare al meglio la tua pompa di calore. E se vuoi scoprire di più sulle pompe di calore e tenerti aggiornato, beh, allora iscriviti nel canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche anche se ci sono radiatori. Oggi vedremo nel dettaglio quali sono i parametri base per poter utilizzare la tua pompa di calore. Allora, sicuramente non è come la caldaia. Con la caldaia era facile, si impostava la temperatura che volevi dentro casa, temperatura ambiente, cioè quella che vuoi nelle varie stanze. La caldaia era già impostata dal centro assistenza, magari a lavorare a 55, 60, 65 gradi, e tu ti riscaldavi casa negli orari in cui volevi trovare caldo. Ecco, con la pompa di calore è completamente diverso. Stiamo parlando di due tecnologie molto diverse che però ovviamente hanno la stessa missione, ovvero riscaldare casa e riscaldare l'acqua calda sanitaria. In alcuni casi anche fare raffrescamento, ma questo ovviamente è solo con le pompe di calore. E queste tecnologie da cosa si differenziano? Si differenziano ovviamente da come sono costruite, ma soprattutto dai tempi di risposta, quindi dai tempi che ci mettono per riscaldare l'acqua, dai consumi. Mentre nella caldaia i consumi non sono influenzati dalla temperatura esterna, ma solo dalla temperatura di mandata, ecco, con la pompa di calore influisce anche molto la temperatura esterna, perché oltre a dover riscaldare casa di più perché fa più freddo, quando fa più freddo la pompa di calore consuma di più a prescindere. E poi ovviamente dalle temperature che desideri dentro casa. Allora dai, andiamo a vedere quali sono i parametri su cui lavorare. Il primo parametro fondamentale che devi per forza imparare a gestire è la temperatura dell'acqua dell'impianto, dell'acqua tecnica, quindi dell'acqua che gira all'interno delle tubazioni del tuo impianto, che siano radiatori, che siano fan coil, che sia impianto a pavimento. Ecco, con la caldaia te ne potevi dimenticare, con la pompa di calore è fondamentale conoscere a che temperatura è impostata la pompa di calore. Perché? Perché se imposta una temperatura più alta di quella che avrai bisogno, la pompa di calore consuma molto di più. Allora, quali sono i valori medi per poter lavorare con una pompa di calore? Allora, un impianto a pavimento lavora tra i 30 e i 35 gradi. Ovvio che se lavora a 30 gradi consuma meno la pompa di calore rispetto a 35. Allora, cosa devi fare? Devi impostare la temperatura a 30 gradi, vedere se hai la stessa sensazione di comfort all'interno di casa, quindi se stai bene dentro casa. Se non stai bene, non hai abbastanza caldo, aumentare di un grado. Lasciare passare 2 giorni, se ne ancora hai comfort, aumentare di un altro grado per arrivare fino a 35. Se magari neanche con 35 riesci a riscaldare casa, dovrai salire ancora di più. Quali potrebbero essere i motivi per cui 35 gradi non ti bastano? Beh, potrebbe essere che l'impianto a pavimento è stato fatto magari con un passo troppo largo, cioè la distanza tra una serpentina e l'altra è troppo larga. Oppure potrebbe essere il troppo isolante che c'è tra l'impianto a pavimento e la stanza. Cioè, se hai troppo legno, un legno bello massiccio, tra le serpentine dove gira l'acqua tecnica e la stanza, ovviamente fa da isolante e quindi è necessario riscaldare di più. Ovviamente tutto questo è soggettivo e in base al comfort che tu vuoi ottenere in casa. Se hai un impianto a radiatori, invece, stiamo parlando di temperature che variano dai 50 ai 60 gradi, purché siano ben dimensionati. In alcuni casi, se sono sovradimensionati, i radiatori possono lavorare anche a meno di 50 gradi. Se invece sono piccolini, devi aumentare la temperatura. Anche in questo caso è opportuno tenerla più bassa possibile, quindi fai un test, imposta la temperatura di mandata a 50 gradi. Se riesci a riscaldare con 50 gradi, perfetto, altrimenti devi aumentare ogni 2 giorni di un grado per ottenere il comfort e trovare la temperatura giusta. Impianto a fan coil può andare dai 40 ai 50 gradi, anche qui dipende se i fan coil o i ventilconvettori sono ben dimensionati.
queste come macro categorie. Attenzione poi che la pompa di calore, come anche le caldaie di ultima generazione, lavorano con la climatica, cioè mandano una temperatura nell'impianto diversa a seconda della temperatura esterna. Perché se ho 15 gradi all'esterno, è inutile che mando magari nell'impianto a pavimento 35 gradi, magari con 30 gradi riesco a riscaldare. Diverso è se invece all'esterno ho 2 gradi, e allora magari 30 gradi non mi bastano più, ho necessità di passare a 34, 35, 36 gradi. Questo concetto si chiama curva climatica ed è un'arma a doppio taglio però nelle mezze stagioni, perché nelle mezze stagioni possiamo avere delle notti piuttosto fredde e dei giorni in cui arriviamo anche a 18, 20 gradi, quindi il riscaldamento non serve. Ecco che la pompa di calore quindi ricalcola continuamente le temperature e potresti trovarti delle sensazioni di non comfort, soprattutto magari di notte. Ci sono poi anche delle pompe di calore professionali che non si limitano a guardare la temperatura esterna per calcolare la temperatura dell'impianto, ma con l'intelligenza artificiale e un speciale algoritmo calcolano la temperatura dell'impianto in base anche a come vive il cliente in casa, cioè hanno dei sensori all'interno della casa che registrano continuamente come sta il cliente, che temperatura imposta in base anche agli orari e alla temperatura esterna, e in base a questo si fanno tutti i loro ragionamenti per dare in maniera automatica una sensazione di comfort senza dover star lì a modificare di volta in volta le temperature. Quindi autoapprendono ogni giorno quello che è successo il giorno prima affinché la famiglia stia nel migliore dei modi. E se nel frattempo hai fatto installare la tua pompa di calore e hai difficoltà nel settaggio, oppure ti trovi che i consumi elettrici non sono quelli che ti aspettavi, oppure non riesci a riscaldare come pensavi casa e non hai quel comfort che tu desideravi, ci potrebbero essere altri problemi dietro. E anche per questo diamo un supporto alle famiglie nell'analizzare il loro caso specifico, l'impianto, la casa, i settaggi, per trovare il giusto compromesso, magari anche facendo risolvere qualche problemino tecnico, in modo che i consumi ritornano ad essere quelli aspettati e che si abbia quella sensazione di comfort all'interno di casa. Il secondo parametro invece importante è la temperatura ambiente, cioè la temperatura che tu desideri all'interno di casa, nelle varie stanze. Ecco, con la pompa di calore deve essere più costante possibile, sia di giorno che di notte puoi attenuare ma non troppi gradi, 1-2 gradi in meno al massimo, e tenerla più costante possibile durante la stagione invernale. Perché? Perché la pompa di calore, quando riparte con l'impianto freddo, quindi se la tieni spenta per molte ore, consuma molto di più perché devi ripartire da zero. Invece, per come è concepita la pompa di calore, se la lasci funzionare in maniera continuativa, mantenendo il caldo in casa e non riscaldando di volta in volta, la pompa di calore consumerà molto meno e tu ovviamente starai anche molto meglio dentro casa. Ecco, quindi a differenza della caldaia che potevi farla lavorare qualche ora al giorno, la pompa di calore è bene tenerla accesa e farla lavorare in mantenimento per avere minori consumi e maggiore comfort. Come puoi gestire questa temperatura dentro casa? Probabilmente ti sarai ritrovato i termostati di prima, quindi i classici termostati con la rotellina, con il display, dove vai a impostare la temperatura dentro casa ad orari oppure fissa. Oppure la pompa di calore aveva il suo termostato o cronotermostato, quindi hai una centralina nuova dentro casa dove impostare la temperatura desiderata. Ecco, fatti spiegare da chi ti ha installato il sistema quale dei due dispositivi hai, in modo che tu possa settare la temperatura in maniera più costante possibile, magari 1-2 gradi in meno di notte, ma non troppi, e farla lavorare tutto il giorno in mantenimento. Altro parametro poi su cui lavorare è la temperatura dell'acqua calda sanitaria. Ecco, non possiamo permetterci di avere acqua calda a 70 gradi, ma con la pompa di calore dobbiamo lavorare a temperature un po' più basse se non abbiamo il fotovoltaico. Considera che una doccia viene fatta mediamente intorno ai 38 gradi, ovvero a 38 gradi senti già l'acqua calda rispetto alla tua temperatura corporea, che si aggira tra i 35 e i 36-37 gradi. Quindi a 38 gradi io potrei già farmi una doccia, ma nell'accumulo di acqua sanitaria devo accumulare un po' di più. Perché? Perché fatta una doccia a 38 gradi magari poi abbiamo altre persone della famiglia che vogliono farsela e soprattutto abbiamo delle dispersioni tra accumulo e tubazioni che potrebbero far finire l'acqua molto velocemente. Per questo è opportuno riscaldare l'acqua magari a 45-48 gradi all'interno dell'accumulo di acqua calda sanitaria e tenerla lì ben stoccata.
posso arrivare anche a 60 gradi, ma magari in presenza del fotovoltaico. Quindi se ho un contatto per il fotovoltaico posso aumentarne la temperatura. Perché? Perché ho energia gratuita che vado a stoccare sotto forma di acqua calda sanitaria. Se non ho il fotovoltaico comunque di notte, ecco, tengo in mantenimento, quindi tengo temperature al di sotto dei 50 gradi. Questo per avere minori consumi. Ovviamente nessuno ti vieta di andare più su, ma sai che più su vai con la temperatura e più la pompa di calore consuma, trovando il giusto compromesso tra comfort e consumi. E infine, l'ultimo parametro che differenzia la pompa di calore da una caldaia sono i tempi di lavoro. Cioè, una pompa di calore ha una potenza inferiore rispetto a una caldaia perché è dimensionata correttamente per la tua casa. La caldaia invece probabilmente aveva una potenza esagerata per la tua casa. Questo nel 90% dei casi. Quindi, avendo una potenza inferiore, la pompa di calore ci metterà più tempo a riscaldare e quindi avrà delle rampe di riscaldamento più lunghe rispetto alla caldaia. E in queste rampe di riscaldamento la pompa di calore consuma molto. Come detto prima, mi raccomando, lascia lavorare la pompa di calore più tempo possibile in modo che faccia meno rampe possibili e non focalizzarmi il consumo e l'utilizzo della pompa di calore in solo magari 2 ore alla sera, perché troverai sicuramente più scomfort e più consumi elettrici rispetto a tenere in mantenimento il tutto. Ecco, spero di averti dato qualche suggerimento in più per utilizzare la tua pompa di calore. Se hai qualche difficoltà, non ti trovi con i consumi elettrici oppure non ti ritrovi con la temperatura impostata, possiamo darti una mano a aiutare le famiglie quindi a settare e individuare dove sono i punti critici. Trovi tutto nel link qui sotto al video. E ci vediamo sicuramente con il prossimo video per altre informazioni importanti. Ciao!